Buonasera a tutti, so che il teatro è pieno nonostante la pioggia, grazie. Sì. C'è un muscolo anche intanto noi. No, noi ci siamo allenati in macchina, siamo venuti insieme con Claudio e ci siamo messi proprio, abbiamo fatto le varie sedili, ci siamo messi così. Siamo rimasti in posizione. Sì, dai, questo progetto degli arredi nasce 2 anni fa, in una serata che tu ben conosci, dedicata a Giampiero Panzino, il nostro socio fondatore, e l'idea era quella di arredare 2 sole camere. Poi però siamo stati comunque un po' sollecitati anche da alcuni genitori a creare delle stanze, anche ad arredare anche le altre camere. Le prime 2 camere erano per i bambini da 0 a 12 mesi e da 12 a 36 mesi, addirittura con fasciatoi e anche armadi colorati, e la poltrona letto per il genitore che assiste, cosa che prima non era prevista, e adesso siamo arrivati al totale delle camere, che sono 10, che ne inaugureremo domani. Chiaramente sono supportati da letti, culle, culle neonatali e anche armadi, comodini, insomma abbiamo arredato tutto il reparto, però non ci siamo voluti fermare lì, abbiamo voluto anche decorare tutto il reparto per dare un comfort e anche un senso di allegria. Quindi all'interno del reparto ci sono anche dei murales allegri che renderanno la vita sicuramente più spensierata, fra virgolette, dei piccoli degenti. Danno anche calore, no? Rispetto alle stanze asettiche degli ospedali. Sì, abbiamo saputo di bambini che già hanno fatto le fotografie davanti ai loro personaggi preferiti. Quello che volevo dire è che è una cosa bella, che in questi 11 anni con la Dicesta e anche altri 4 precedenti che ho fatto con l'altra associazione che abbiamo fondato, che è la Disco, per la donazione del sangue del cordone ombelicale, noi abbiamo incontrato i bambini, tanti che ora sono diventati ragazzi e maggiorenni, e alcuni di loro sono qui in sala e sono volontari dell'associazione, per cui penso che questa campagna di solidarietà e di amore che abbiamo svolto in questi anni sta portando i suoi frutti. Sì, quindi questo è bello, e si tramanda a di generazione in generazione. Tante volte ci appelliamo agli angeli, solo quelli del paradiso, quando abbiamo bisogno di fare una preghiera, senza però ricordarci che ci sono anche degli angeli terreni e stanno tra di noi e ogni giorno magari ci passano vicino e noi non ce ne accorgiamo. Proprio così quest'anno abbiamo voluto aprire il momento di spettacolo, perché questa è una serata a 360 gradi anche dedicata allo spettacolo. Vogliamo cominciarla parlando di angeli, quelli terreni, e quindi coi bambini nel cuore e con tanti angeli in terra. Amo le persone semplici, le persone umili, quelle persone che quando fanno qualcosa lo fanno con il cuore, quelle persone che gioiscono della felicità altrui, quelle che piangono dei dolori altrui, quelle persone che si offrono senza interesse, che ci sono sempre, quelle persone che quando fanno un piccolo gesto ti provocano veri brividi di commozione, perché lo vedi, lo senti, che sono sincere. Se hai la fortuna di incontrare persone così, tienile strette, non capita spesso di incontrare angeli senza ali. Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei. E che coraggio avrei. Sfruttandomi al massimo, è chiaro che volerei. Zingaro, libero, tutto il mondo girerei. Andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono, anche coi russi parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico vi fisserei. Qui do 2 ore, 2 ore al massimo, poi sulla testa
a modo mio, e ti direi i potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li perdoni. Allora sbagli anche tu, a poi non parlare più. Un angelo non sarei più un angelo se con un calcio mi buttano giù. Al massimo sarei un diavolo e francamente questo non mi va. E poi l'inferno cos'è, cos'è, cos'è? A parte il caldo che fa, non è poi diverso da qui. Perché io sento che, sono sicuro che, io so che gli altri sono milioni di milioni. E non li vedi nei cieli, ma tra gli occhi sono i più poveri e più soli. To make romance neath the cover of October skies. Voilà. When all the leaves on the ho trees ho are ho ho ho. Io faccio ho ho. And I'm trying to ho believe ho. Still calling up your heartstrings that play soft and low. And what's all the night's magic seems to whisper ho, ho. In a hush. And all the stars moonlight seems to shine. Rifaccio. Prendo al volo. Decidete uno l'altro. Me lo lancia, signora, me lo lancia. A me, signora, rifaccio, aspetta. Me lo lancia. A me, signora. Cambio. Bravo. Me lo lanci? Con i piedi. Ah! Just tremble inside, and I know how much you want me. That sorry. Can I just have one romance with you, my love? Can I just make some more okay. romance with you, my love? Signora, deve far rizzare la corda, se la sente? Con la forza del pensiero. Attenzione, attenzione. Si concentri sulla corda. So che ci sono un paio di cose che penzolano, però. Attenzione. Contiamo fino a tre. E uno. E due. E tutti insieme, ma ce la facciamo a dire tre, eh? Attenzione. C'è una vibrazione. Se non fate qua, oh oh, non so cos'altro fare. Un applauso ci sta. Alla signora!
La prima che è riuscita a farmi iniziare la corda, grazie. Vado via con la mia corda. Ah, grazie! Thank you.
io mi trovo anche in difficoltà a presentarlo perché sono io la forestiera in questo caso, perché lui è di casa, è amatissimo dal pubblico televisivo, di piazza, insomma, qui in Abruzzo è un'istituzione, sto parlando di Vincenzo Olivieri. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie, grazie. Che bello, una serata bellissima, stupenda qui e devo dire che mi sarebbe piaciuto essere come questi bellissimi presentatori, insomma, alti. Purtroppo la nostra generazione è fatta così, cioè purtroppo io sono di quelli a cavallo degli anni 60, capito? Quindi siamo sfortunati, se altezza è mezza bellezza, la nostra generazione è già cagata in partenza, perché purtroppo non siamo cresciuti più di tanto, perché siamo stati oppressi, abbiamo avuto tanti problemi, insomma. Io invece osservo oggi i ragazzi di oggi, che sono belli, sono alti, io non so che cosa gli danno a mangiare, ma sono veramente una cosa stupenda, li vedi? Alti, belli, stupendi, muscolosi, quest'estate sulla spiaggia li vedevi con i bicipiti, i pettorali, gli addominali, camminavano così. Dicevo, onda, sto ragazzo, questo fisico sarà sempre a fare un'arte, le ragazze di oggi saranno soddisfatte sessualmente, invece no, alti, belli, stupendi, muscolosi, però tutti quanti cammelloni, perché c'hanno questa lentezza, questa calma che contrasta con i nostri tempi. Ma se il mondo va a 5.000, perché tu vi piani, eh? Perché noi andiamo di fretta e tu non te ne freghi niente, vai in giro così? Perché li chiamo cammelloni? Perché hanno la cingomma in mocca e quando camminano in due, come i cammelli, hanno lo zaino dietro che sembra le gobbe, capito? E camminano così, ma purtroppo non è neanche colpa loro, perché io per fare un loro passo, loro hanno le gambe alte così, se loro fanno un passo, io per fare un passo loro ne devo fare due, perché le gambe mie sono corte, loro sono alte, però non riescono a fare il passo normale loro, no, perché hanno un impedimento qua in mezzo alle gambe, sì, perché hanno questi pantaloni calati. Questi pantaloni che arrivano qua, il cavallo, io ce l'ho qui, loro ce l'hanno qui. E quindi quando fanno i passi così hanno paura, si straccia qua sotto, capito? Camminano strani. Tutta questa cosa davanti, questo cavallo che dietro, c'è questa cosa che manca, capito? Tutto spostato, eh? L'altro giorno ho visto uno che diceva a quell'altro, oh, prendi un documento, consumo i documenti, anche me li piego. Perché loro... c'è una tasca qui, capito? Non ce l'hanno qua, capito? Capito? Vanno così, cioè... e anche questo modo di parlare loro. Hanno modo di parlare lento, capito? Oh, che facevi tu, non lo so, amore. Chiamo la discoteca, vedi impazzito, la si suda, sa ballare, noi vai alla casa. Cioè così, è una contraddizione, tu sei un ragazzo, devi vivere il tuo tempo, c'hanno questo modo di fare, questi pantaloni calati, che quando si piegano si vede mezzo culo da fuori, come quando i tubisti vengono a casa a aggiustare i tubi. L'altro giorno ho visto uno che diceva a quell'altro, compa, corre, sta a passare l'autobus, muori per te, ecco, mo vinghe. Sono i ragazzi di oggi, tutti un po' cammelloni, non vanno lontano, molto lontano. La pigrizia è la loro passione, il giorno non fanno niente. Per provare emozioni sul web incontrano tutti, hey! C'è Mandra sopra la chat, yeah. Me, se in chat, fe, Facebook, woo! Sono i ragazzi di oggi, non fanno più il militare, dentro sembrano vuoti, ma vogliono qualcuno da amare. A casa sono sempre da soli, cercano molta avventura, anche se delle donne loro hanno un po' paura. E finché qualcosa cambierà, oh yeah, finché qualcuno gli dirà, fammi questa promessa in modo diverso, impara a gestire le tue emozioni. Grazie, bisogna dare una sveglia a questi ragazzi. Sveglia ragazzi,
sempre a casa a chattare questo Facebook. Ma come si fa? Ma come si fa? La gente si sveglia: buongiorno mondo, mi sono alzato, adesso vado a farmi la doccia. Ma saluto per mio mamma e padre che sta là dentro. Perché devi salutare il mondo? Si perdono di vista le cose più essenziali, la famiglia, le cose più importanti. Stanno sempre a chattare, chattano. Vabbè che a Pescara abbiamo il padrone delle chat, San Giatte, per dire, quindi siamo avvantaggiati. Però stanno sempre a chattare. Stanno sempre a chattare. Era bello una volta. Io faccio parte, come credo tutti quella mia generazione, di un tipo di famiglia che era diversa. Oggi le case sono un po' tristi perché chi lavora, chi va in giro, cioè, insomma, non c'è mai quasi nessuno. Invece le case di una volta erano affollate. Sì, perché si parla di famiglie un po' allargate dove vivevano i nonni. Che fine hanno fatto i nonni? Non si vedono più il nonno e la nonna che vivevano con noi e ci davano man forte, perché nostro padre ci crepava di mazzate. E lui diceva sempre: l'albero è sartrezzo quando è piccolo. E quindi su questo principio ci crepava di la mattina e la sera, e delle volte la nonna tornava utile. Me, che ci fa sto bardaccio? Ah? Che ci a me? Come ti permette? Il nostro padre, vabbè, noi dietro la nonna, grazie nonna, perché la nonna era importante. Il nonno stava in casa, però voglio dire, alla fine usciva, andava al bar, ha finito di mangiare, quindi lo vedeva, ma la nonna stava a casa, la nonna. Io vorrei sapere che fine hanno fatto le nonne di una volta, perché oggi le nonne ci sono, ma non si vedono più, perché le nonne di oggi sono in borghese. Non si riconoscono fra la gente. Le nonne nostre, sa conoscere, che erano vestite di nero come diciamo ragni, andavano in giro così, erano tutte vestite di nero, non si mettevano il nero nel caso di un lutto, no, se lo mettevano proprio appena c'era un nipote, ma è stato accordato così che io sono così. E c'era questa cosa altera, era bella la nonna che ci aveva questo vestito nero, questi capelli attuppati, che lì c'aveva, capito, il ferrettino, se lo metteva qua, e quando si levava questo ferrettino i capelli scendevano, capito, erano numerosi, erano lunghi, lunghissimi. La nonna che c'aveva il seno, capito, importante, un bel tubello, sì, e quando tagliava il pane, prendeva la pagnotta, la metteva qua a mezzo e poi cominciava a tagliare così. E noi stavamo là, vedevamo, oddio, ma arriva quasi, tagliare, sì, la nonna, no. E invece la nonna c'aveva un metodo, quando arrivava qua faceva ciun, così, ciun, parteva la fella, capito, una parte, e la pagnotta, e noi stavamo lì a guardare, nanno, che fate? E ti guarda a me, che vuoi, la cucchia? No, ma niente, tu sta cucchia, fa schifo in mezzo alle sì, cioè fa schifo, voglio dire, la nonna era bella, la nonna era grande, la nonna c'aveva tutto qui, tutto, nonna, una penna, nanno, tutto c'aveva qua. Nonna, la riga, l'utrapano, tutto c'aveva qua, la forchetta, l'umetra, tutto c'aveva qui dentro, tutto. E la sera, quando andava in camera sua, arcacciava tutta la roba, faceva l'inventario, il magazzino, capito? Ricacciava, lo metteva là sopra ed era bellissimo. Tutto la nonna c'aveva qua, tranne una cosa, il fazzoletto, che era di stoffa, e lo teneva qua, qui, dentro la manica sinistra, così, qua dentro. E quando serviva, no, vi qua, vi, ne vedi che te lo smarco? Io non so perché oggi, sarà l'ozono, non so che è successo, io non ho visto più i ragazzi di oggi con lo smartphone. Ma vi ricordate? Il moccolo, come lo chiamate, eh? Perché oggi i ragazzi non hanno più lo smartphone, eh? Noi ci convivevamo da ragazzi, noi stavamo a giocare, forse non so perché non potevamo perdere tempo, stavamo a giocare, capito? Durava poco il gioco, e allora mentre stavamo a giocare avete visto un smartphone che scendeva così e si mischiava con l'ego, con i trenini, uno schifo, scusate, avete mangiato, no? E faceva così, che dopo delle volte non avevamo tempo, arteravamo, capito? Ritornava su, diventava una specie di yo-yo, capito? E nostra nonna, che vedeva delle volte queste cose, quando ci portava per esempio dalle amiche sue, che andava a parlare di cose, di operazioni, di raschiamento fatta sotto, la casa fatta sotto, sa fatta sotto, capito, queste cose, e praticamente lei, noi stavamo, vedeva che avevamo lo smartphone, nanno, vi qua, vi, che vuoi, soffi su un naso, cacciava il fazzoletto, dai nonno, metta qua, soffi, soffi, ancora, mi sta scivolando il cervello, le vedi qua, ma è bella, c'è verde e gialla, vedi come è, ecco. Guarda che teneva dopo di la sinusite, capito? Prendeva il fazzoletto, lo richiudeva con tutto lo spazio e lo rimetteva qua. Che delle volte tu andavi davanti alla televisione, si vedeva male, c'era la polvere. Nonna, la televisione c'è la polvere, che nanno. Prendevi il fazzoletto e pulevi con lo smartphone. Il televisore che dopo non si vedeva più per 2 anni e mezzo perché faceva le croste, era una cosa terrificante. Io farei un applauso alla nonna, veramente, la nonna istituzione della casa. La nonna di una volta. La nonna che,
che era pratica. La nonna aveva fatto la guerra, la nonna aveva visto morire gente, cristiani, capito? Aveva visto morire, insomma, le persone, e quindi era un altro tipo di vita. Lei pensava alle cose pratiche. Io lo so che oggi c'è questa affezione agli animali, per l'amor di Dio è importante, però la nonna non era così, la nostra nonna non era così. Io mi ricordo una volta andai a una festa di queste di piazza, no? Dove si stavano e facciamo i capricci, noi facciamo i capricci. Perché cosa facciamo i capricci? Per la girandola. Ma vi rendete conto? Una bacchetta che c'era una cosa, quando avevamo fatto finito di fare i capricci, ce la compravano e facevano ma eravamo deficienti o no? E quello girava. Ma come? Noi avevamo due neuroni, chip e chop, ogni tanto si incontrano e facciamo un pensiero, ma eravamo scemi, capito? Così. E facciamo i capricci. Una volta mi sono fatto i capricci per una. Mi era piaciuto un pulcino, mi piaceva. Ma il pulcino! Insomma, alla fine hanno comprato il pulcino, l'ho portato a casa, l'ho fatto crescere, gli davo a mangiare ogni giorno. È diventata una bella gallinella, eh? Ma che ne sapeva quella gallinella? Che ormai avevo insegnato anche a seguirmi, dai, vieni, vieni, frischia, mi seguiva, no? Mi segui, che colpa aveva quel giorno a passare due o tre giorni prima di Natale vicino a mia nonna? La nonna non lo vedeva come un animale di casa, quel sadafalo brodo, che era così. E quindi io ho visto che la nonna aveva uno sguardo cattivo, ho capito tutto, ho cercato di fermarla, non l'ho fatto in tempo, lei ha cacciato una scimitarra che qua c'era tutte le armi, la nonna teneva le curtelle, le cose, ha cacciato, e mentre stava passando gli ha tirato la coccia a volo, ve lo giuro, la testa della gallina da parte, la gallina senza la testa così, e poi è stramazzata al suolo, e io mi ha ucciso la gallina. No, non ti preoccupare, ma vedi quanto è buono quello brodo, capito? È così. La nonna non pensava alle cose. Oggi è completamente cambiato il mondo, è cambiato tutto, avete visto? C'è gente che ormai usa tutti i tipi di animali, c'è gente che si riporta a casa i conigli, ma i conigli puzzano di pesce, lasciano la stampa, perché si riportano a casa addirittura il maiale, c'è uno che va in giro col maiale che lo porta a casa, addirittura gli fa il bagno dentro la vasca. Ma come si fa? Nostra nonna stava nel cortile, aveva il cortile, una volta aveva la casa in campagna, e c'era il cane che faceva lucane, una volta il cane faceva il cane fuori, capito? Stava fuori da casa, non poteva entrare, stava attaccato con la catena, faceva avanti e dietro, e delle volte si scendeva pure sotto, e quando non abbaiava al postino, gli si tirava pure zampate le palle, che abbaia, ne vedi questo postino, capito? Era così, era una cosa terrificante, eppure oggi è cambiato tutto da così a così, adesso non è più così, no! Il cane di nostra nonna stava lì sotto e gli si dava a mangiare quando si accorteva, oggi stai con cantini, le cose vegane, una volta no, che c'è avanzato, si dava quello che c'era avanzato, e ci stava un pentolone dove stava tutto dentro, lì gli avanzi della verdura, la frutta, la banana, tutto quello che era avanzato, le cose, era sembrava un troppo proprio dei maiali, si metteva tutto là dentro e si buttava da sopra, capite, il cane, un gavettone praticamente. E delle volte rimaneva lanzalata qua sopra l'orecchio e ci passava i mesi. Oggi i cani stanno a casa, dormono con i padroni. Ma cosa avrebbe pensato nostra nonna oggi, se fosse oggi arrivata qui insieme a noi? Cosa avrebbe pensato a vedere che il cane dorme sopra un letto e i cristiani sotto lo ponte? È una cosa terrificante. Grazie Vincenzo Olivieri, Alessandro Bomo. Incredibile, incredibile. Thank you very much. Vedete, c'è chi recita e si esprime e racconta le proprie storie in italiano, ma... No, I speak English because because I'm English and I around the world Scusa, io non me ne, insomma, non, sì. Io sono di Napoli, quindi chi meno di me potrebbe distinguere, però mi sembra che il suo accento, non so se voi avete orecchio, non mi sembra tanto inglese. Yes, well, cioè non mi sembra proprio British, di quelli che fanno I am Vincenzo Olivieri, yeah, and you are Alessandro Prezioso, for applause, l'applauso, capisci come capisci? Vedete, si riesce a far capire pure parlando in italiano. La mimic. Io ho come la sensazione, ti dispiace se poggio questa? Sì, sì, yes, sir. Perché vedete, io ascoltandolo da dietro, no, mi sembrava di risentire quelle vecchie suggestioni
americane, no? Yeah. Dean Martin, Tony Curtis. Ma ti ricordi quando? Do you remember when you work with Dean Martin? Yes, Frank Sinatra. Frank Sinatra? Si chiama così perché andò a fare i capelli. Esatto. Quando riuscì, dice Frank Sinatra. The same parrucchiere. Insomma, voi immaginate un attimo Vincenzo, no? Yeah. Che sta per entrare in questa parruccheria. Porte cazzuna con uste mareta. Una cupulella che vi si era alzata. Passa scampagnana battuleta. Un manu a papà vado fa guarda. Hey! Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta me chi toffa fa. Chi toffa fa? Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda. Whisky and soda. Vado senta disturba. Hey! Tu ballo rock and roll, tu gioco baseball, ma è sorte pecca bella, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Basinato in Italia, se da me non c'è sta niente a fa. Ok, una pulita. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Hey! Il mamma Ben! Alessandro Preziosi! Tu a ballo rockerò, tu gioco baseball, ma è sorte becca mela, chi te li dà? La borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, senta me non c'è sta niente a fa. Ok, napulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky and soda rockerò, whisky and soda rockerò. Whisky and soda rockerò, whisky and soda rockerò, whisky and soda rockerò. Alessandro Preziosi. Due anni che la proviamo e ce l'abbiamo fatta. Yeah. Let it be. And when the broken heart.
Cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, che quando ti guarda così, si pura tutto sente morire, non mi dice e non mi fai capire. Cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così, a così grande. Don't you
stupore della notte spalancata sul mare. Ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Grazie mille! Metto le mani! Grazie per aver scelto un mobile Okea e complimenti per aver usufruito del nostro servizio gratuito Montami Tu. Seguite attentamente le istruzioni per il montaggio. Con l'aiuto dei nostri attrezzisti, il martello, il trapano e la sega. Come prima cosa, è consigliabile maneggiare il pacco con cura, verificandone il contenuto. Procedete all'apertura dell'imballo con le dovute precauzioni. Il portalampada Okea è composto da un basamento, un cilindro ed una lampadina. Avvitate il cilindro A nell'apposita sede B e sfilate la falappa C. Una volta individuata la falappa C, inseritela nell'apposito vano Kulen D. Predisponete il cavo elettronico nella sezione E. Ma fate attenzione a non sbagliare mossa! Mossa! Ah sì, você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ora, seguite la guida. Prendete il tassello F.
inseritelo nel punto G. Punto G? Aiutatevi col pappagallo. Per affrontare al meglio le condizioni meteo avete a disposizione il parasole, il paravento, e il paraculo. A questo punto orientate il portalampada col lato B verso di voi. Bene, ora è arrivato il momento di fissare il portalampada. Se vi risulta difficile, potete aiutarvi con un morsetto. Morsetto. Il ponte. Ora, sollevate la falappa e avvitate la lampadina. Ehi, salta! Avvitala. Ora cercate i pezzi mancanti. Se non li trovate, non vi preoccupate, sono pezzi mancanti. Bene, ora non vi resta che attaccare la spina alla ciabatta. Il gioco è fatto. Ecco a voi il portalampada Okea. Mobili Okea, soddisfatti o rimontati. Okea! Mamma mia, here I go again, my, how can I resist you? Possiamo introdurre un meraviglioso pezzo dei Modà che inizia con la semplicità di un saluto. Vi ringraziamo con tutto il cuore. A voi soprattutto di essere stati testimoni di questa bella ciao, serata. Semplicemente ciao, difficile trovare.